Consigliere Anelli, un altro appuntamento della Lega Nord che riunisce gli amministratori, i rappresentanti del Carroccio nelle tre principali regioni del nord, un altro passo verso la macroregione. Un altro passo verso la macroregione, più che altro un altro passo, una condivisione di problematiche che tutte le tre regioni del nord, e non solo le tre regioni del nord, possono avere. Nel mio tavolo, che era tavolo delle infrastrutture, si è parlato di trasporti, si è parlato di casa, si è parlato di un sistema idrico integrato, per cui si è parlato di molte cose. Più che altro la positività di questi confronti è proprio di confrontarci con delle realtà che, pur essendo del nord, a volte risultano diverse. Il quadro politico è abbastanza confuso. A Roma si parla di legge elettorale con discorsi che sembrano però troppo lontani dai problemi del territorio. Assolutamente sì, beh, la legge elettorale sembra ormai il punto focale di questo governo e purtroppo si dimentica delle milioni di disoccupati, come si dimentica dei milioni di esodati, e quindi evidentemente è una realtà che è un po' al di fuori da quella che noi viviamo tutti i giorni e soprattutto al di fuori da quella che il cittadino normale ci sta chiedendo in questo momento. Lo slogan che campeggia sul tabellone di questa manifestazione è Indipendenti, un'affermazione molto forte. Che cosa vuol dire in questo momento? Beh, guardi, per quanto riguarda gli indipendenti, noi vorremmo essere veramente indipendenti, ma l'indipendenza purtroppo nei nostri territori lo si raggiunge solo se si è indipendenti fiscalmente. Perché è ovvio che se le scelte sono dettate da noi, ma i soldi ci arrivano da Roma, qualche problema l'abbiamo con le ristrettezze che Roma ci sta facendo, soprattutto a quelle che sono le amministrazioni locali. E di conseguenza tutto ciò che noi vorremmo fare sarebbe nell'impossibilità farlo. Lo slogan che Maroni diceva, 75% al nord, è uno slogan per noi ancora molto molto attuale, perché se pensiamo che Regione Lombardia, se avesse solo, non tantissimo, ma 3-4 miliardi di euro in più, potremmo davvero far ripartire Regione Lombardia e dare al nostro territorio un impulso che ci manca ormai da parecchi anni. Consigliere Foroni, tante le tematiche al centro dei tavoli di oggi qui alla riunione degli amministratori del Nord, si è parlato anche di rivedere i termini per assegnare dei diritti dal punto di vista del welfare, ce ne parla. Tanti temi importanti, soprattutto l'attenzione al sistema del welfare, al sistema dell'assistenza sociale, nel senso che molto spesso vediamo come il sistema appunto del welfare discrimini, ed è paradossale, i cittadini che da più anni sono residenti sul territorio lombardo. Cittadini residenti sul territorio lombardo significa cittadini, generazioni che hanno contribuito a costruire questa regione. E allora come Lega Nord vogliamo creare qualcosa di nuovo, dei nuovi parametri, nel senso di dire che generalmente per il sistema di welfare, dalle case comunali, ai contributi per i giovani, a tutto questo sistema, possa accedere solo chi risiede da almeno 15 anni sul territorio della nostra regione. Una grande rivoluzione, però in questo periodo di crisi dobbiamo avere la forza, la capacità e il coraggio di dire prima i lombardi, cioè prima chi ha costruito e chi ha permesso a questa regione di diventare così com'è. Non è razzismo, non è discriminazione, anzi noi pensiamo che abbiamo già dato. Abbiamo già costruito, ogni anno la Lombardia regala 56 miliardi di euro di tasse a Roma, tasse che non vedono più nessun tipo di ritorno sul nostro territorio, 56 miliardi di euro, circa 6 mila euro a testa per ogni cittadino lombardo. La regione Lombardia è una regione per questo motivo assolutamente solidale. Basta però in un periodo di difficoltà, pensiamo ai nostri, pensiamo a chi ha costruito da decenni, da generazioni la nostra regione.